Abito a piano terra in un condominio e sono proprietaria di un giardino. Sotto questo giardino si trova l'autorimessa condominiale, dove da un po' di tempo si è verificata un'infiltrazione proveniente dal mio giardino. Il condominio in assemblea ha deciso di ripartire la spesa per la sistemazione, addebitandomi il 50% e il restante 50% diviso fra tutti per millesimi. È corretto? Questo genere di infiltrazioni sono frequenti e spesso per riparare l'impermeabilizzazione sottostante al giardino occorre rimuovere parecchia terra. La giurisprudenza nel corso degli anni non si è espressa in modo univoco e ci sono state sentenze a volte anche diverse tra loro, a volte addebitando il 50% della spesa a carico del proprietario del giardino e il restante 50% a carico dei proprietari dell'autorimessa. Altre volte invece adottando il criterio di ripartizione delle spese per le manutenzioni dei lastrici solari, cioè un terzo a carico del proprietario del giardino e i restanti due terzi a carico dei proprietari dell'autorimessa. Se si stabilisce invece che la causa dell'infiltrazione è dovuta ad una cattiva manutenzione del giardino, ovviamente la spesa sarà interamente a carico del proprietario del giardino. L'amministratore purtroppo non è un giudice e se l'assemblea non riesce a trovare un accordo sulla modalità di ripartizione di questa spesa, il dissenziente dovrà rivolgersi ad un tribunale. Vi ricordo infine che se volete inviare domande quesiti che vi affliggono nel vostro condominio, fatelo attraverso il sito www.radioarancia.com nella sezione dedicata al condominio e potete seguire questo spazio anche in radio su Radio Arancia dal lunedì al venerdì tra le 10 e le 11 del mattino.